Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bella di Coez che si chiama È sempre bello. Andiamo alla sigla. Canta, 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 cantare libertà. Bene, prima di procedere con questo video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina, così ogni qualvolta esce un video nuovo lo andate a guardare. Tu lo fai? Sempre. Sempre. Bugiardo. Non è vero, sempre. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, in questa canzone ci sono solo quattro accordi, che sono Sol maggiore. Quindi se dove ci sono i due tasti neri qui c'è il Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi Sol, Si, Re forma il Sol maggiore. Poi avremo Si minore, Sol, La, Si, Re, Fa diesis. Poi avremo Mi minore, possiamo prenderlo più avanti, Do, Re, Mi, più avanti. Quindi Mi, Sol, Si. E Do maggiore, proprio Do, Mi, Sol. Questi sono i quattro accordi. E la canzone comincia così. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. Ok, quindi questa diciamo è la strofa e va avanti sempre così. Faremo quattro battute, diciamo quattro movimenti per ogni accordo. Poi c'è il ritornello che fa così. Ora prenderò il Mi e il Do più giù per farvi sentire l'effetto, ma comunque è uguale. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Visto è sempre uguale la struttura, abbiamo cambiato il colore degli accordi, ma è indifferente, come vi piace di più potete suonare qualsiasi altezza. Infine c'è un'ultima parte che vi facciamo sentire, ma gli accordi sono sempre gli stessi, vi facciamo ascoltare. Comunque la canzone questa è molto semplice, va avanti sempre con gli stessi accordi. Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Sofia Fracalvieri. Grazie a te. Per averci aiutato in questa canzone. E vi lascio in descrizione un link dove trovate il testo con gli accordi. Poi altri due link per imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che parla di come poterlo fare, quindi vi lascerò in descrizione il link anche di quello. Ok? Ciao ciao, alla prossima!